Ciao a te, a tutti ciurma, e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Separate Ways. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signori e signori. Dopo che la volta scorsa è successo un pochettino un macello, perché dopo esserci riuniti con Luis, alla fine ci siamo diretti verso il suo laboratorio, chiamiamolo così. Fatto sta che ormai il laboratorio era completamente avvolto dalle fiamme, ergo la medicina, la cura, chiamiamola come vogliamo, per appunto impedire all'infezione da cui è affetta anche Ada, tra l'altro, oltre Leon e la bella Ashley. Quindi niente ragazzi, niente cura, cioè quella cura appunto è andata fondamentalmente perduta. E quindi lui si ha detto: guarda un po', allora se vuoi l'ampra io ti devo dare questa piccola lista, tu trovami queste tre cose, io forse posso essere capace di sintetizzare nuovamente la cura, anche per salvare le tue chiappe, Ada, perché pure tu sei infetta. E quindi ragazzi siamo scesi a compromessi, per cui stiamo appunto cercando l'ultimo degli ingredienti che servono a Luis. E quindi l'ultima volta ragazzi ci siamo salutati qui. Quello che mi avete consigliato principalmente di prendere Benvenuta. Dal mercante, ovviamente ragazzi, comunque di prendere quante più piccole chiavi possibili, proprio per che aprire cosa? I cassetti Come che si trovano in giro. E quello che mi avete anche consigliato è di dare appunto uno sguardo ai ciondoli per la valigetta, in quanto appunto hanno effetti alquanto interessanti. Ad esempio questo ragazzo dà una probabilità più 15% riguardo il bonus creazione di munizioni per fucile. Ad esempio questo potrebbe essere appunto interessante. Quindi visto che ci siamo, direi di comprarlo. Visto che ci siamo ragazzi, quindi direi di mettere questo ciondolo che abbiamo acquistato. Benvenuto. E prima di andarmene ragazzi, direi che è il caso di comprare uno spray medico, comprare delle risorse S e delle risorse L, perché veramente non si può mai sapere. Quindi l'unica cosa che ci manca adesso è la polvere da sparo, quindi non possiamo creare nulla se non ne troviamo altra. Per cui abbiamo perso pure fin troppo tempo ragazzi. Oh. Ok Luis, sono due. L'ultimo è in una stanza vicina alle mura del castello. Portami tutto in cima alle mura. Io avrò la tua ambra. Ok, quindi lo scambio tu sarà più che equo, direi, eh. Le informazioni al riguardo. Te le invio. Perfetto. Grazie, grazie boy, fammi vedere un po'. Porto sulla ricerca. I nostri esperimenti sono ancora in corso, ma l'enorme potenziale del soggetto di questa ricerca è già palese. Un riassunto delle nostre scoperte finora. 1. Anche in stato di animazione sospesa, esercita la sua influenza sugli altri parassiti. 2. Sembra possedere lo stesso organo delle specie dominanti e probabilmente lo stesso livello di controllo. 3. Ancora non sappiamo come risvegliarla. Inoltre, dopo che ha causato un incidente mortale, abbiamo deciso di prendere ulteriori precauzioni e sigillare l'ambra in un contenitore protettivo. È anche per questo motivo che ho intenzione di spostare il laboratorio di ricerca dell'ambra al nuovo edificio di trasmissione. È arrivato il momento di dire adios a Don Quixote. Luis è il vero responsabile di queste scoperte, ma Sadler non si fida di lui. Mi auguro che tenga la bocca chiusa. Quindi comunque Luis, ragazzi, ha veramente contribuito appieno a questi studi, a queste scoperte. Fatto sta che appunto qua ragazzi abbiamo il compito di distruggere tutti quanti i medaglioni blu. Direi che devo cercare di non farmeli sfuggire, perché comunque la ricompensa, se non mi ricordo male, è tipo di 7 spinelli. Quindi direi abbastanza. E per fortuna appunto la volta scorsa ho anche comprato la mappa dei tesori, quindi ovviamente mi vengono indicati sulla mappa. Perfetto, quindi direi di andare. Oh, quanta roba. Polvere a sparo, spina, munizioni, fucile. La madonna, perché mi danno tutta sta roba? Ogni volta che mi danno tutta sta roba ragazzi io non mi fido per niente. Anche perché questo posto è abbastanza grandicello, sembrerebbe proprio l'ideale per una boss fight. Pegetas. Sembrerebbe proprio di sì. Non vorrei dire. Però allora è di qua che dobbiamo procedere. Quindi direi di dare prima uno sguardo ragazzi a queste zone qua intorno. Piantina verde me la prendo volentieri. Ma posso camminare qua dentro o muoio? Ok sì, ci ho potuto camminare. Pensavo che l'acqua fosse tipo acido o robe simili. Quindi lacrima viola. Perfetto, il primo tesoro di questa zona. Mi sa che qua non c'è più niente. Quindi prima di procedere di là ragazzi, diamo uno sguardino pure di qua e vediamo un po'
che cosa c'è? Che cosa c'è? Ah, pegetas e polvere da sparo. Ci piace, questa posso distruggerla? No, però i versi... I versi. Ah, è un corvetto. No, raga, io non me la sento di sparare sti poveri uccelli. Cioè, che male hanno fatto, mo, veramente. Allora, qua c'è appunto questo micro baule. Un bel berillo rosso. E direi che qua abbiamo preso tutto quello che potevamo prendere. Quindi ci dirigiamo direttamente, calma ragazzi, direttamente nella zona adiacente. Ecco altri corvi. Di qua si sale, di qua si sale. Ah, questo è tutto il cortile, aspetta. Sta zona, se non erro, ovviamente l'abbiamo vista anche nella storia principale. E questo cortile non era una buona zona, ma proprio per niente. Proprio per niente, non mi piace. Eccala. Ah, ma tu guarda un po'. Non potevi farti i fatti tuoi? Dal fanatico vestito di rosso, madonna. Oh, che cazzo. Ah, lo devo ammazzare prima che continui. No, 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 no. No, 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 te non, non fai incantesimi a nessuno. Sei una merdaccia. Posso dirlo? Pistola, polvere da sparo, coltello alla caccia, polvere da sparo. Guarda, se ti prendo ti faccio il culo a strisce. Ok? È una promessa, chiaro? Io a parte che, cioè, porca vacca, me volevo fare un giretto tranquilla per rompere i medaglioni e invece mi avete dovuto rompere i maroni a me. Quindi, ho capito, ma dov'è il bastardo? Intanto uno è qua, ragazzi. Assoreda! Ma dov'è? Oh, che è? Oddio! Mannaggia la pupazza, mannaggia. Non esulterei, Ada, se fossi in te. Allora, Pegetas. Niente, raga, devo trovare sto bastardo. Eeeh, vai, festa e fiera. Eccoti qua, ma tu guarda un po'. Ma tu guarda un po', chi è? Sei tu, merdaccia? Dammi immediatamente quella piastra, dammela. Guarda come scappa il bastardo. Ma oh, regà, ma si è messo il pepe al culo, ma veramente? Ah, c'è paura che te faccio il culo a strisce, eh? Merdaccia, ma dove è andato? Ma come fa a correre così veloce? Ma è follia! Oh, no, puta madre, che te pari? Oh, ma dove è andato? Ma, oh, regà, non ci posso credere, ma seminato! Ma che si è messo il turbo, Dio santissimo? Il turbo si è messo, il bastardo. Vai, doppio colpo! Sei una merdaccia. Va bene? E la promessa rimane, eh? Non ti credere. Non ti credere che la promessa non sia rimasta. Oh, colpisci, vai, 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 vai. Eccolo là, il bastardo. È inutile che metti i tuoi amici. I tuoi amici a pararti le chiappe, capito? Oh, raga. Oh, ma quanti cazzo siete? Minchia! Dio santo! E non le ho finite! Ma che sfiga! Ah! Tua ermana, vieni qua, bastardo! Non ci posso credere, regà. Tra l'altro è meglio che mi curi. What the fuck? Io non sto credendo a quello che vedo. Intanto creiamo misceletta di piante. Direi di usare prima questa. Assurdo, ragazzi, cioè, lasciatemelo dire, è veramente assurdo. Guardalo come corre il bastardone. Minchia, ti faccio saltare in aria, Dio santo. Questo dardo esplosivo l'ho tenuto apposta per te. Merdaccia, ho visto dove sei andato. Vieni qua, sì, voi inseguitemi, ragazzi, mi raccomando. Guarda che merda, che merda. Sei una merda. Oh, era ora. Il fatto è che mo sono rimasti tutti quanti i tuoi amichetti qua intorno, finalmente. Vero? Adesso posso passare. Mannaggia la pupazza, ragazzi. Che ansia devi. Guarda come arriva. Cattivissimo. Bam, bitch. Colpo. Muori, sì. Ok, è morto, è morto. E Pegetas, però si sento dei rumori che ancora non mi piacciono. Ma proprio per niente. Cioè, io mi volevo fare il mio giretto, no? Tanto tranquilla, tanto tutto. E invece
ma ha dovuto rompere le palline. Munizioni fucile, ci piacciono. Cosa sono sti rumori? Oh, a parte sono rimasta a corto un po' di tutto, ragazzi. Quindi, visto che possiamo dire ricreare munizioni mitragliatrice, bene così, almeno ricaricato un attimino. Fatto sta che qua, quando c'eravamo con Leon, c'erano i cani. Era veramente una brutta situation. Ah, questa. Scusate, dimmi che ho ucciso pure l'altro, te prego. No, lo sento ancora che si muove, polvere da sparo. Tu sei rimasto dietro la siepe, sei una merda, sei una merda. No, non mi tocca. Dio santissimo, raga. Cioè, vedi, mo me li sono rifatti i colpi per mitragliatrice e mo è andato via tutto a quel paese. Vabbè, pesetas, comunque qua c'è un medaglione, l'ho visto un attimo fa. Dove sono tutti gli altri? Appunto, Adari, dobbiamo cercare, ma non ti preoccuparti, per questo che ho comprato la... la mappina dei medaglions. Quindi, allora, con calma, un attimino, recuperiamo un attimino di lucidità, per quanto possibile, perché io mo spero di poter tornare, cioè, indietro, sinceramente. Allora, qua a me non interessano, qua c'erano leve, forse, robe simili, quindi non è il nostro caso. Però devo trovare gli altri medaglioni, ragazzi, pochi cazzi. Eccolo qua, un altro. Perfetto, me ne mancano soltanto un paio. Quindi cerchiamo di fare attenzione. Io spero di poter tornare appunto da quella parte, sinceramente. Perché ci manca solo che mo me li perdo per sta cosa qua. Cioè, non esiste proprio. Io non mi perdo una stramazza, va bene? Allora, vabbè che noi abbiamo qua il battrampino che ci fa muovere da un lato all'altro con estrema agilità. Ecco qua. Quarto medaglions, ragazzi, ce ne manca uno che dovrebbe essere da qualche parte di qua. Eccolo, e vai. Bene così. Whee! E vai, ragazzi, ci becchiamo la bellezza di 7 spinelli. Fatto sta che mo, prima di andar via, prendiamo polvere da sparo. Qua intorno c'è ancora della robetta che potrebbe essere utile, tra cui una stordente, visto che non ne ho più. Direi di cercare di prenderla, eccola qua. Qua dietro dovrebbe esserci della polvere da sparo. Però ti preciso, Tove. Eccola qua, perfetto. Fantastica, io mi stavo a fare il mio bel giretto di qua. E poi sono stata brutalmente interrotta. Proprio una maleducazione che... Cioè, ve dovreste vergognare, veramente. Allora, qua c'è appunto la porta che ci interessa. Io volevo proprio 2 secondi vedere se mi sono lasciata qualcosa dietro. Allora, di qua dovrebbe... Sì, dovrebbe esserci un tesoro. Aspettate un attimo. Visto che abbiamo la mappa rega dei tesori, direi di sfruttarla. Quindi, vediamo un pochettino. Mi facciamo il giro. Dovrebbe essere qua dietro. Ecco, oh, meno male, toppe. Lampada con farfalle. Sono una bellissima farfalla. Granate stordente e... munizioni di fucile e munizioni pistola. Ci piace, ma questa si può incastonare con qualcosa. Ovviamente sempre gemme rotonde, eh? Io c'ho solo gemme rettangolari, va benissimo così, oh. Quindi, allora ragazzi, di qua sembrerebbe che io abbia preso tutto quello che c'era da prendere. Quindi direi di non perdere tempo, di tornare di qua. Spero di avere di nuovo, sì, accesso alla porta, esattamente. Quindi andiamo, ragazzi, andiamo a scoprire che cosa ci aspetta dall'altra parte. Ok. Adesso... devo trovare l'ultimo. Sì, ha detto che appunto era in una stanzetta, bla bla bla, dovrebbe essere qua. Ok, uno zaffiro, ragazzi, o zaffiro, diciamolo come vogliamo. E direi di incastonarlo in questo maledettissimo bracciale elegante che ce lo stiamo portando sul groppone, tipo non so da quanto tempo. Quindi perfetto, adesso è completo, quindi potremo tranquillamente venderlo a Eusti. Quindi direi di tenerci pronti. Non abbiamo più dardi esplosivi per la nostra balestra. Minchia, la strada è ancora lunghetta, ragazzi. Cioè, porca vacchetta. Bisognerà fare tutto il giro delle mura esterne del castello. Spero davvero che non si creino altri problemucci. Però mi puzza tutto un po'. Ok. Quella voce...
Va bene. Abbiamo ancora un conto in sospeso da regolare. C'è nuovo incontro con Mr. Kela? Davvero? Non sono mai pronta a rincontrarlo. Davvero, tipo mai. Accidenti. Quindi, la piantina gialla, ragazzi, per ora non possiamo combinarla con nulla. Quindi, andiamo. Chi è? Brondo? Brondo! Non prende, non prende. Primo piano sulle chiappette su degli ad, ovviamente. Allora, che fine ha fatto l'Ambra? Mi spiace, ancora nulla. Sto lavorando. Ma il mio piccolo aiutante sta facendo proprio un bel trambusto. Andrà tutto alla perfezione. Basta che tu tenga il tuo cagnolino sotto controllo. È un bravo cane. Prevedibile. Bene. Tieni il cagnaccio. Ma non venire a piangere da me se ti morde. Tieni il cagnaccio. Oh shit. È proprio lui. Ha preso Ashley. Ma che caro. Leon, hai cambiato idea? Adesso. Immagino di no e ho un'informazione. Qualcosa di grosso accadrà nella sala del trono. Dura fare la balia, eh? Si è fatto sfuggire la piccola povera Ashley. Oh shit. Allora, qua ci dovrebbe essere un tesoro, ma io sono salita, quindi vediamo un attimino. Ciao, caro. Non mi ero accorta per niente della tua presenza. Cioè è stato così tutto improvviso. Tesoro, tesoro, datemi un tesoro, per favore. Sono venuta qui apposta. Pesetas. Ovviamente non è questo il tesoro che stavo cercando. Probabilmente è ancora più in basso. Quindi Salve. Ok, e questo è il piano giusto, ragazzi. Però bisogna un attimino trovarlo. E credo che non sia di qua. Non è di qua, ma è di qua. Ahí está. Shit! Se avessi schivato, forse non mi sarei fatta colpire come una demente. Bello, si è messa a riposare. Ciao, ragazzi, io sono venuta a prendere... il tesoro, eccolo qua, perfetto. Adesso me ne posso pure andare. Un rubino, che meraviglia. Direi che possiamo salire di nuovo, ragazzi. Sentiamo di sopra. Scusate, ragazzi, il disturbo, come sempre non era mia intenzione. Il punto è, dobbiamo procedere da qua sopra o continuare a scendere? Bella domanda, perché possiamo scendere anche nella torre, ragazzi, se non sbaglio. Quindi allora, tornare di qua è inutile, perché qui è da dove siamo arrivati. Quindi dovremmo continuare di qua. E va bene, dai, direi di continuare di qua. Ok, sull'esterno delle mura. Scusate, vado, vi lascio. Ma vediamo un pochettino. Dovrei andare giù. Ok, Ada, allora io faccio quello che tu mi suggerisci, ok? Non ti preoccupare, vediamo prima un pochettino se ci sta qualche tesoro qui da queste parti, perché probabilmente sì. Infatti la mappa del tesoro parla chiaro, però in effetti è proprio da qui che dobbiamo scendere, quindi non c'è altro da fare. Infatti ecco qua il nostro piccolo tesoro. Whee! Perfetto, ragazzi, posso incastonare... già 2 di 3 gemme. Ma che gioia immensa. Ecco qua, 1, 2. E ce ne manca una. Così poi posso fare una grossa vendita al caro Eusti. Quindi qua non c'è niente. Non mi date niente. Munizioni, robetta interessante. Esplosivi, non lo so, bomba H o robe simili. No, niente da fare, va bene. Ecco qua. Oh, permesso. Questa è la sala della collezione. Ok, quindi è la sala che ci interessa, mi sembra di aver capito. Sì, l'obiettivo infatti è qua. Farfalla blu. Tanto mi sa che qua intorno non c'è niente. Nota di Isidro, aprile, 9 anni dalla mia illuminazione. Ho ricevuto una richiesta scritta da Mendes. Vuole che io perdoni il servo che è stupidamente scappato via. Non riesce a capire. Questa questione non ha nulla a che fare con il perdono. Ciò che conta è solo la mia nobile ricerca, che richiede innumerevoli sacrifici. Un onore per coloro che dimorano nella terra del nostro padrone. Inoltre, adesso non è possibile rimuovere ciò che risiede nel suo corpo. Lei instilla una parte di sé nella preda, manipolandone la coscienza
coscienza intrappolandola ad un incubo a occhi aperti. Non importa quanto lontano la preda scappi, ormai piegata al suo volere. L'unico modo per sfuggire a questo tormento è ucciderla, così che anche l'entità nell'organismo infetto muoia. Dopotutto è composta da cellule che non possono sopravvivere indipendentemente. Nessuno però è abbastanza forte da abbattere la mia ben amata Pesanta? Beh, il nome direi che fa intendere tutto, È proprio pesante sulle noci, sugli zebedei, questo è chiarissimo. Vabbè, raga, quindi collegamento, evidentemente no, la plaga, bla bla bla, eccetera, eccetera. Notare il curatore della collezione. Il padrone della collezione fa davvero pena come capo, non ho un minimo di buon gusto. Lascia fare a me tutte le dissezioni e quando si degna di venire qui, non fa altro che stare a fissare i suoi 3 esemplari preferiti in un ordine specifico, per poi andare via. Eppure non hanno nulla di speciale. Perché stare a guardare quei 3 esemplari invece di ammirare la farfalla, che è il nostro pezzo più pregiato? Un bravo ricercatore dovrebbe sapere certe cose. Quindi 3 esemplari in un ordine specifico. Interessante. Che cacchio vuol dire? Ok, 3 esemplari in un ordine specifico. Questa mo è una bella sfidetta. Allora, i simboli sono sempre gli stessi: farfalla, serpente, scarabeo e lucertola. Scarabeo. Aspetta, quanti scarabei ci stanno? Forse sono 2 tipi, tra l'altro. E cervo, questo dovrebbe essere un cervo. Che cacchio vuol dire? Ah, quindi mo devo cercare di capire l'ordine specifico. Ma che davvero? Che c'è qui? Oh, questa è una lucertola. Ok, quindi allora, entrando dalla porta, vediamo un attimo l'ordine, ragazzi. Quindi il primo esemplare che va a vedere dovrebbe essere qua. Quindi potrebbe essere lo scarabeo, quello con le tenaglie un po' più piegate. Infatti, vedete, è illuminato proprio quello. Quindi scarabeo con tenaglie. Poi, secondo esemplare dovrebbe essere di qua, ragazzi, se non sbaglio. Ok, cervo, quindi scarabeo con tenaglie, cervo, lucertola. Dovrebbe essere questo l'ordine, infatti, sì. Perfetto, perfetto. Meno male che Ada c'è il suo occhio bionico. Quindi scarabeo con tenaglie, che dovrebbe essere questo, forse. Cervo e lucertola. È sbagliato? Allora lo scarabeo è l'altro. Ok, li hanno fatti simili. Ma nulla può ingannare l'occhio bionico di Ada. Che bella questa farfalla blu. Bellissima. Ok, abbiamo tutto. Non so in che tasca l'abbia messa, ma questo conta, abbiamo tutto. Ciao Luis. Ah, mi hai portato la mia ombretta. Bene, perché io ho quello che serve a te. What the fuck? È un buon segno. Il parassita reagisce all'ambra. Mazzo. Questa è l'ambra? Quindi non posso prenderla. Ecco perché Wesker la vuole. Ma dai, che sfiga. Ci ho fatto tanto per prenderla, ma non la posso prendere. Ma che davvero? Minchia, già la sta sintetizzando, ma è un fenomeno. Minchia, mini laboratorio personale, che spettacolo. Questo bloccherà il parassita. Ok. Ma solo per un po'. Quindi comunque serve la cura. Sei pronta? A tu salute. Ricorda, non è una cura. Dobbiamo comunque liberarti da quella roba. Oh, what? Arriva. Oh no! Non ero pronta a incontrarti di nuovo. È un momento delicato. È il mini laboratorio. Oh. Non capisco perché sta funzionando. Prendi l'ambra e vai. Quando il parassita sarà sedato, mi darai quella maledetta pietra. Io non ti lascio qui, non in questo stato. Ma smettila, me la caverò. Hai una promessa da mantenere. Va bene, ma vieni a cercarmi, appena stai meglio.
Sono contenta, ragazzi, di questo DLC perché comunque approfondisce non solo il personaggio di Ada, ma anche quello di Luis. Questa è una cosa che mi fa molto piacere perché, appunto, quando purtroppo nella storia principale muore, mi era dispiaciuto veramente tantissimo, e questo senza averlo approfondito così tanto, perché appunto proprio con questo DLC che si capisce quali fossero alla fine le sue vere intenzioni, cioè quelle veramente di rimediare a un errore che aveva fatto, perché si era reso conto appunto di aver lavorato, ragazzi, ad una mostruosità. Quindi sono contenta, veramente contenta che abbiano fatto questo DLC, anche per riscattare un pochettino di più la figura di Luis. Veramente bello. Allora, ragazzi, qua termina il capitolo 4, quindi direi ovviamente di non incominciare già il capitolo 5, di fermarci qui e quindi di riprendere dalla prossima volta. Mi ricordo, ragazzi, se nella storia principale si evincesse il fatto che anche Ada fosse infetta, ma non credo, quindi è interessante anche questo, insomma, questo altro aspetto della storia, che anche lei fosse infetta, che quindi Luis abbia cercato in tutti i modi di aiutare anche lei. Veramente molto molto interessante. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!